di tutte le questioni che vedono il proliferare di ingiustizie contro i più deboli, di soluzioni nei confronti dei migranti che evocano le epoche più tristi della nostra storia, di tutte le questioni la più importante, la più cruciale è da un certo punto di vista quella dei Rom, proprio perché è così diffuso il pregiudizio, è così diffuso un sentimento di ostilità e di accanimento contro questa gente, perché i Rom sono un popolo d'Europa, sono 12 milioni i Rom europei, sono un popolo che ha abitato l'Europa per secoli e secoli, molti di loro, la grandissima parte, sono cittadini dei loro stati, sono per la prevalenza stanziali e quelli che sono finiti nei campi sono la parte più fragile della loro popolazione. Allora, i Rom sono anche il popolo più pacifico d'Europa, non hanno mai fatto guerre contro nessuno, né hanno mai progettato di farle. È il premio Nobel per la pace che dovrebbero ricevere. Ma ancora vengono strumentalizzati, vengono vessati, vengono malversati nel modo più crudele. C'è anche una crudeltà, un accanimento, e questa crudeltà e questo accanimento è sempre da parte di persone che non li conoscono, non sanno la loro storia, non hanno spezzato il pane con loro, non hanno conosciuto persone che appartengono alla loro gente. Io invece sì, li conosco, ho moltissimi amici o collaboratori a Roma. Allora, quando noi capiremo che ogni diversità è una risorsa, e tanto più la diversità è radicale, tanto più la diversità è radicale, tanto più la risorsa è forte, perché permette a noi stessi di rimetterci in questione, di misurarci. E poi mettiamoci in testa una cosa definitiva: l'essere umano è uno solo su questa terra. Etnie, razze, queste sono elementi accessori. Noi apparteniamo tutti a una stessa specie, l'Homo sapiens sapiens africanus. Quando lo capiremo? Che ogni volta che discriminiamo un appartenente alla specie umana, noi discriminiamo un nostro simile, un nostro fratello, uno che è fatto come noi, e il primo danno lo facciamo più che a loro, a noi stessi, perché a un essere umano la cosa più terribile che può capitare, la più sconcia, è quella di essere carnefice del proprio simile, non di essere vittima.